Cioè, ragazzi, sono successe 10 anni fa queste cose. Io non mi ricordo cosa è successo ieri. Ciao a tutti, sono Guglielmo e adesso vi risponderò un pochino di domande sulle prime volte della mia vita. E sto già sudando freddo. La tua prima email? rangerelfo@hotmail.it, credo. Era un periodo nel quale io amavo molto il mondo del fantasy e io avevo come, diciamo, spirito guida, come patronus personale, Legolas. Ma non era Legolas, purtroppo, era Ranger Elfo, perché era un elfo ranger. E per me era tipo il nickname più figo del mondo. Non lo era, non è mai stato. Capisco perché ero solo. Primo video su YouTube. Le vacanze di Natale del 2009, credo. Nel quale parlavo del fatto che odiavo il fatto che i miei genitori e i miei parenti facessero vincere i più piccoli ai giochi natalizi. Tra parentesi, mettendo io soldi. Devo pure perderci 20 euro in una serata e comincia a diventare brutto. Prendo 20 euro per pagargli una balia e togliergli dai coglioni. Primo canale a cui ti sei iscritto? Forse The Hill 88. Stiamo parlando di Jurassic Tube. Era una ragazza che bionda, australiana, che si filmava, ma un tempo su YouTube non bisognava sbattersi tantissimo, cioè bastava che ti filmavi mentre ti asciugavi i capelli e avevi già creato un contenuto pazzesco. Il primo milione di views? Sicuramente è stato New Moon, la prima parodia che ho fatto di Twilight. Wow, diventerai una creatura stupenda, bella, e il tuo potere ti renderà unica. Io non ho reagito in maniera assurda, mai ai numeri. Oh, 1 milione! Perché secondo me c'è stato un momento nella mia vita nel quale ho detto ok, vabbè, può succedere qualsiasi cosa e quindi non mi ha più stupito troppo il milione o il numero di per sé. Da un momento all'altro trovarmi, da che il mio canale non lo vedeva nessuno, a che nell'arco di una notte è esploso, esploso, esploso. Prima volta in tendenze? Ma non c'erano le tendenze, eh? Lavori qui? Quando ho iniziato io c'erano le medaglie. Che ne so, avevi la medaglia del 29° canale italiano comedy. Per me la cosa più bella è stata quando di colpo c'era la medaglia d'oro con il primo canale YouTube Italia. Quello è stato, cioè, comunque mi ha fatto strano. Prima volta da famoso. Odio il termine famoso perché secondo me famoso è Meryl Streep. La prima volta in cui mi sono reso conto di essere noto, conosciuto, è stato sicuramente quando camminando per strada mi ha fermato una persona, che è stata anche la prima volta nella quale sono incominciato a diventare paranoico e avevo paura che se facevo qualsiasi cosa le persone potessero scoprire, vedere dei lati di me dei quali magari non ero sicuro e che invece potevo controllare magari davanti alla videocamera. Primo fail da youtuber. Primo fail da youtuber, che è quello che più mi ci ha fatto rimanere, è stato un video che si chiama Karma Sutra. Effettivamente mi rendo conto che non meritava mezza views. A breve non ci sarà più. Vogliamo testimoniarlo in diretta? Così almeno le persone che adesso lo cercheranno non potranno più andarlo a vedere. Quindi devo per forza eliminarlo adesso. Eccoti. Yes! Coscienza pulita! Prima volta in TV. C'era un programma nel quale andavano come ospiti, diciamo, i casi clinici del web, perché allora non erano manco descritti come fenomeni, perché allora chi faceva YouTube era un gran sfigato, tra cui il sottoscritto. Mi dissero, ti va se a un certo punto ti mettiamo sotto un telo e ti rivediamo? Gli ho detto, guarda, ho perso la dignità, ma non volevo perderla a tal punto, e quindi non mi hanno messo sotto un telo per rivelarmi. Finivo come Flavio Avento sotto al tavolo. Prima volta in prima serata. Non so se è la prima, ma è la più figa da dire comunque. Finale di Sanremo per andare a promuovere una fiction che avevo fatto. Baciato dal sole, fingo di aver esordito così. Io ricordo di aver sceso questi gradini, per me è stata una discesa negli inferi, sembrava. E poi dovevo chiedere a Carlo Conti, hai mai cercato Google su Google? E a un certo punto, pur di farlo, perché The Jack avevano lanciato questa sfida, così a buffo, senza nessun tipo di nesso logico su quello che ci stavamo dicendo, ho fatto, senti male, mi hai cercato Google, su Google chi? E siamo andati avanti. Ho finto di non aver detto nulla e il mondo l'ha dimenticato. La prima sbronza? Ma io avrò vomitato 2 volte in tutta la mia vita, tipo a 14 anni,
trascinato poi dai miei cugini, perché io sono sempre stato vecchio inside, non è che avessi tutta questa voglia di fare party animal. Eravamo andati in questo posto dove avevamo bevuto un drink e ricordo che c'era mio fratello che vomitava dietro al termosifone. E mio fratello ha un anno e mezzo meno di me, quindi avrà avuto 13 anni. Ragazzi, ma è follia. Odio ubriacarmi, cioè, pesantemente. E il primo limone? È triste da dire. No, non è triste, perché è triste? 20 anni. Non ti dirò mai dove. Mai. Ma creo suspense. Col mio primo ragazzo sono andato così, pam, subito. Cioè, nel senso, sì, ci sono stati altri baci, però limone vuol dire, cioè, che t'andava. Mi sono sbronzato prima che limonato. È di una tristezza lancinante questa affermazione. Siamo abbastanza alti, che se mi lancio di testa posso farla finita facilmente.